Bene. Stasera abbiamo deciso di tirare fuori le sedie e far salire gli ospiti sul palco perché insomma ne valeva la pena. Di solito noi stiamo in basso, ma poi non si sarebbe visto. Prego, accomodatevi, grazie per essere qua, grazie a voi per aver creduto insomma a quello che ogni tanto organizziamo, anche questa volta in collaborazione col Centro Sociale Autogestito Arvultura, che ringrazio insomma a nome del Cinema Gabbiano per le iniziative che realizziamo insieme. Grazie ad Ilaria Cucchi per essere qua. Questo è il nostro applauso. E grazie a Fabio Anselmo, avvocato di Stefano Cucchi, al quale riserviamo un altro applauso e ringraziamo per essere qua. E do solamente una notizia tecnica: noi stasera saremo in streaming collegati con il Politeama di Fano, quindi rimanete seduti lì perché i nostri ospiti andranno a Fano e faranno il dibattito al Cinema Politeama e voi lo potrete vedere qua, quindi per chi è insomma interessato vi invitiamo a rimanere qui. E niente, passo la parola a Nicola, ti cedo il microfono, ringrazio ancora e ci vediamo dopo, grazie. Beh, intanto benvenuti e Carmine ci ha ringraziato e noi ringraziamo Carmine e il Cinema Gabbiano. E sinceramente appena abbiamo visto l'uscita del film, prima di pensare a qualsiasi proiezione o al centro sociale o in giro, abbiamo subito pensato di poterla fare al cinema. Perché riteniamo che prima di vederli su qualsiasi piattaforma on demand, online, sia ancora una sana tradizione, un sano piacere potersi riunire in una sala e tutti insieme stare al cinema e trasformare quello che sarebbe un esercizio privato invece in un esercizio sociale e pubblico. E quindi ci teniamo che soprattutto film del genere, prima di essere mandati in TV, vengano trasmessi e visti insieme al cinema, e questo per noi è importante. Ringraziamo il Cinema Gabbiano che forse per la quinta volta ormai in un annetto abbondante ci dà l'opportunità di trasformare dei film sociali in tema di dibattito, discussione e riflessione. Io sono onorato di poter intervistare Ilaria e di poter intervistare Fabio. E abbiamo pochissimo tempo perché ovviamente alle 9:15 il film comincia e quindi ci scambiamo una breve chiacchierata prima del film. Vi ruberò io pochissimo tempo, il film ovviamente l'ho già visto e la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto il film è stata La Passione di Cristo di Pasolini. Quando ho visto quel film è stato esattamente la stessa sensazione. Pensavo di ritrovarmi dentro un ambiente simile a Acab o a Diaz. E invece quello che vedrete è esattamente una passione. La passione, il martirio di un corpo. Perché a nostro avviso è importante essere qua in tanti, e ci conforta il fatto che in tutta Italia tutte le proiezioni, sia dove c'è Ilaria anche dove non c'è, siano gremite di persone e soprattutto di ragazzi. Ci conforta perché innanzitutto questo nostro essere qua insieme è il nostro piccolo contributo a praticare un po' di verità e un po' di giustizia. E quindi restituire dignità e memoria a Stefano. Dignità e memoria perché viviamo in un paese strano, un paese dove le vittime di mafia giustamente hanno il diritto a una memoria pubblica, in un paese dove le vittime del terrorismo rosso giustamente hanno diritto a una memoria pubblica, in un paese dove le vittime del terrorismo nero hanno diritto a memoria pubblica. E poi ci sono delle altre vittime che non hanno diritto alla memoria, perché sono morte in maniera strana. E mi piace usare la definizione che dà lo scrittore Henry De Luca: sono morte di ordine pubblico. E per loro non c'è memoria pubblica. Perché non c'è memoria pubblica? Perché tutto sommato vige un adagio terribile, e questo adagio terribile è quella del "se la sono cercata".
Il se la sono cercato un po' è diventato il leitmotiv cognitivo, politico di noi italiani. Se l'è cercata la ragazza che ha deciso di vestirsi con una gonna un po' più corta ed è stata stuprata. Se l'è cercata il manifestante che è andato in manifestazione perché non stava a casa a farsi i fatti suoi. Se l'è cercata l'immigrato che, poverino, è nato nero e quindi se l'è cercata. E se l'è cercata tante persone se la cercano. E perché se la sono cercata? Perché questo paese ha una storia che è molto pesante. È molto pesante perché ha una storia che prevede una continuità drammatica, terribile, carsica, che pone l'arbitrio e l'omertà al centro dell'esercizio delle nostre forze dell'ordine. E questo è un dramma. E questo è un dramma. È un dramma per la storia di questo paese, perché portiamo, per nostra sfortuna, numeri di morti di ordine pubblico quasi da guerra civile, che non ha nessun altro paese europeo. Numeri che tra la seconda metà dei 70 e i primi degli 80 sono essenzialmente numeri politici. E numeri che drammaticamente, anche se in tono minore, ricrescono invece nel primo decennio del 2000. E non sono più, o quasi più, omicidi politici, se mettiamo da parte Genova e Carlo Giuliani. Ma sono invece un modo terribile, orribile, con cui si affronta, si tratta la devianza sociale, l'emarginazione sociale, la marginalità. E allora questo non è solo un problema che interroga la nostra storia, ma è un problema che interroga anche il nostro futuro. Perché? Perché forse è questo che, almeno guardando il film, mi ha scosso di più. Noi stiamo andando incontro a un tempo dove, come dire, tutti quegli strumenti che banalmente abbiamo chiamato politiche attive, politiche sociali, politiche di welfare, politiche di reddito, politiche di assistenza sociale, stanno pian piano per essere smantellate. E tutti i problemi sociali pian piano vengono trasformati e gestiti come problemi di ordine pubblico. Chi come me, ce ne sono svariati in questa sala, ha attraversato le strade di Genova nel luglio 2001, sa benissimo cosa vuol dire, ha conosciuto sulla propria pelle cosa vuol dire quando un problema sociale e politico viene gestito come un problema di ordine pubblico. E allora il problema è questo, che davanti a, come dire, una marginalità, a una sofferenza sociale che in questo paese aumenta, i politici, le istituzioni sempre più rispondono con la polizia, che non è e non sono, come dire, non è il loro lavoro. E giustamente, poi, tra virgolette, giustamente, ovviamente, lo fanno in determinate maniere. E allora la riflessione che noi in qualche maniera come centro sociale vorremmo un po' lanciare è questa, cioè che non siamo davanti a episodi o a terribili e deprecabili devianze di qualche mela marcia. Forse possiamo ogni tanto parlare di qualche buona mela, ma dobbiamo iniziare a parlare di un albero che è marcio. E forse il film ci restituisce completamente questo percorso, perché mette in discussione e fa evidenziare non solo appunto l'abuso dei carabinieri nel caso specifico, ma forse la cosa più terribile è l'indifferenza, è la noncuranza, è il disprezzo, è la superficialità con cui un personale medico ha trattato un caso che poteva tranquillamente, se preso in tempo, essere recuperato e salvato. E allora ecco, io chiudo con questa riflessione e vorrei chiudere con una battuta, che è una battuta del film che per me è straordinaria ed è metaforica e che è un augurio. Speriamo che questi momenti qua, come tanti altri momenti che già abbiamo fatto a Senigallia, invitando la mamma di Aldrovandi o invitando la mamma di Carlo, aiutino
ci aiutino tutti a poter camminare serenamente lungo le scale e che le scale smettano di menarci. Quando vedrete il film capirete questa battuta. Grazie e passo la parola a Ilaria e a Fabio. Sì, tu sei stato bravissimo, io dico soltanto due parole, nominato l'indifferenza. Mio fratello Stefano Cucchi è morto di indifferenza. Io volevo ringraziare tutti voi, siete in tanti stasera qui in questa sala, che avete deciso di spendere il vostro venerdì sera per conoscere la storia di Stefano Cucchi. Quella che vedrete stasera qui proiettata su questo schermo è quella verità che io e Fabio sosteniamo fin dai primi istanti. Io, quando ho visto mio fratello sul tavolo dell'obitorio morto, Fabio quando ha visto le foto che mi aveva costretta a far scattare. Quella verità l'abbiamo urlata, gridata nelle aule di giustizia e fuori per tanti, tantissimi anni, quando eravamo da soli contro tutto e tutti. In questi giorni, e ce lo raccontavamo prima, sta succedendo qualcosa di enorme. In questi giorni sentiamo il calore, la vicinanza, l'affetto delle persone, le persone normali che ci sono vicine e che in qualche maniera si rivedono in noi e nei nostri piccoli passi in avanti. In questi giorni non posso non pensare da dove siamo partiti, io e lui da soli contro tutto e tutti. Io veramente non voglio aggiungere nient'altro, solamente dire grazie a tutti voi e tramite voi a tutti coloro in tutta Italia e probabilmente anche molto più lontano, che ci dimostrano che Stefano non è più soltanto un problema mio, dei miei genitori e di Fabio, ma è qualcosa che riguarda tutti noi. Grazie veramente. Voglio dire alcune cose su questo film e alcune altre sul suo significato. Questo film è un film durissimo nei confronti di Stefano, non gli regala niente, ma proprio niente. E per questo è molto vero, è molto efficace. Per quanto vedrete, la forza di questo film è proprio questa. Racconta un qualcosa che va al di là del significato politico. Restituisce la centralità della persona, dell'individuo, dell'essere umano. Perché vedete, io mi sono trovato nella mia carriera che spero, cioè vorrei definire breve, ma purtroppo gli anni passano e quindi non è tanto breve, a trattare da Federico Aldrovandi in poi Stefano, Giuseppe Uve, Michele Ferrulli, Davide Bifolco, Riccardo Magherini, Aldo Bianzino, sono passati tutti da me. Alla fine il tema comune è una cultura. Ma in questo io un pochino dissento da te. Io non ne faccio carico alla politica, la cultura è espressione nostra, di questo popolo. Perché siamo noi che legittimiamo poi la politica, siamo noi che esprimiamo un voto, siamo noi che esprimiamo un'opinione pubblica. E siamo noi i primi a considerare il valore della vita delle persone, dei cosiddetti ultimi, come una sorta di valore sacrificabile in nome di cosiddetti interessi superiori. Siamo noi a personalizzare questi casi, chiamandoli casi e dimenticandoci delle persone, delle loro anime, della loro umanità, che non c'è più, che è stata distrutta. Siamo noi che ci prestiamo a questo modo di pensare. Io non ne faccio una questione di bandiera, ho le mie idee,
più o meno chi mi segue e mi conosce le sa, ma al di là di questo la responsabilità è nostra, è del nostro popolo, è della nostra opinione pubblica. Possiamo analizzare il perché, possiamo chiederci, possiamo criticare il fatto che c'è un sentimento di insicurezza percepita che non è reale, che è fisiologico a determinare una richiesta, un bisogno di autorità superiore a quello che possa essere consentito da uno Stato democratico. A me piace dire che lo Stato italiano non si fida molto dei propri cittadini ed evidentemente i propri cittadini non si fidano molto di se stessi, perché richiede sempre quell'uso di violenza, di compressione dei diritti di libertà che è un po' di più rispetto a quanto viceversa prescriverebbe la nostra Costituzione e il nostro vecchio codice penale, che è vecchio ma che tutto sommato non è per niente male. Il problema è che non viene applicato. Legge sulla tortura a parte, perché questo è un discorso a parte, parlerei per troppo tempo e non è il caso. Ma questo è un film su Stefano, è un film che fa capire che la vittima di una morte di questo tipo non è solo un caso. Questo restituisce concretezza e umanità a questa vittima che, viceversa, in una strategia comunicativa viene sempre più, diciamo, identificata in modo astratto, configurata in modo astratto, quasi che non avesse peso, che non avesse valore rispetto a determinati interessi. Il bisogno di legalità si traduce in una compressione dei diritti umani e soprattutto lo si concepisce, e siamo noi i primi a farlo, come slegato a un altro principio che viceversa è fondamentale per la sicurezza, e cioè legalità vuol dire legge uguale per tutti, responsabilità uguale per tutti, dall'ultimo al primo. Ma questo concetto molto spesso lo si perde, lo si dimentica. E allora queste morti vengono considerate dei danni collaterali. Si pensa, l'uomo medio pensa che può succedere agli altri, ma non a se stesso, non capendo che invece purtroppo può succedere a chiunque. E soprattutto si perde la considerazione del valore di un'esistenza, di una vita umana. Non esiste nessun progresso sociale, non esiste nessun futuro, nessuna società democratica, se questa non si basa come prima pietra sul valore della inviolabilità dei diritti umani della persona, chiunque essa sia, partendo soprattutto dagli ultimi della scala sociale, dai cosiddetti ultimi, che più bisogno degli altri hanno di tutela da parte dello Stato. Questo è un film rigoroso, è un film che descrive bene i tradimenti e gli errori di Stefano, ma ricostruisce tanto bene anche la sua umanità, che emerge nella sofferenza e nel dolore, e soprattutto ci restituisce una verità fondamentale che è stata negata per tanti anni, cioè che Stefano è morto di dolore ed è morto a causa di quel pestaggio violentissimo che ora viene contestato agli imputati giusti, cioè ai carabinieri che hanno operato il suo arresto. Io quello che vi posso dire è questo. Qualcuno ha criticato questo film senza vederlo, in modo strumentale, cercando visibilità, ma noi non ci sottraiamo a questo tipo di polemica, dicendo che è un film che emette sentenze. Non emette nessuna sentenza, però ve l'assicuro, noi la sentenza l'avremo e sarà quella giusta. Abbiamo un quarto d'ora. Quindi chiudo, saluto. Vuoi salutare tu? Allora, vi lasciamo adesso al film. Io ringrazio Ilaria, ringrazio Fabio per le parole, per la presenza e per la disponibilità, perché veramente è stata, come dire, un'occasione potervi avere qui.
e insomma vi auguro buon film e soprattutto una buona riflessione dopo aver visto il film. Grazie a tutti. Grazie. E grazie a voi soprattutto. Grazie ancora, e dobbiamo aspettare un quarto d'ora per ragioni tecniche, perché dobbiamo iniziare lo stesso minuto anche degli altri cinema collegati, quindi... Per me dipende da loro. Andiamo. No, possiamo andare, però ecco, passeremo dei trailer, no, era un avviso più che altro a voi. Grazie ancora, niente, io volevo ringraziare a nome del Cinema Gabbiano per le belle parole che ha detto Nicola all'inizio, che esistono piattaforme, esiste internet, eccetera, eccetera, però quando il cinema ha una storia da raccontare, quando c'è qualcosa da vedere al cinema, ecco che noi ci siamo. E grazie ancora Nicola per quello che hai detto prima, al quale farei un applauso, insomma, ecco, per questo, per noi è importante. Poi dopo, quanti di voi hanno già visto il film su Netflix e sono venuti qua? Io direi grazie, insomma, ecco. E se siamo a posto così... Ecco, c'è stata mi sono dimenticato di ricordare Bernardino Budroni ucciso sul grado a un colpo di pistola alla schiena da un poliziotto, non me ne deve voler la famiglia, purtroppo qualcun altro me le dimenticherò, tra tutti quelli che ho detto. Abbiamo sentito che ci sono state polemiche rispetto al fatto che Netflix abbia acquistato questo film. Intanto voglio subito sottolineare un fatto, che noi siamo estranei a qualsiasi interessenza o cointeressenza economica sulla, diciamo, produzione e sulla, diciamo, su questo film, insomma. Però noi, cioè, io vi devo raccontare una cosa. Quando mi sono occupato della morte di Federico Aldrovandi, a un certo punto ho capito che dovevo assolutamente utilizzare uno strumento che avevo utilizzato per me stesso, perché il primo caso mediatico che ho dovuto affrontare nella mia carriera di avvocato riguardava me e la mia famiglia, io ero la vittima e non l'avvocato. E avevo utilizzato i media, e li ho utilizzati per caso Aldrovandi. Media vuol dire opinione pubblica vuol dire controllo dell'esercizio corretto da parte dell'azione giudiziaria da parte dello Stato. Questo lo dice anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo. I giudici mi hanno dato merito espressamente nelle sentenze di aver utilizzato questo sistema, perché se non l'avessi utilizzato, sono parole dei giudici, la morte di Federico Aldrovandi si sarebbe risolta in un ennesimo caso di negata giustizia. Ecco, l'attenzione dell'opinione pubblica è fondamentale. Io sono stato accusato da tanti, anche da colleghi, di fare i processi mediatici. Ma io infatti li faccio i processi mediatici, perché senza i media bisogna sottostare alle loro regole. E vi assicuro che gestire un processo mediatico, soprattutto un processo mediatico che dura 9 anni, è cosa tutt'altro che semplice, chiede un bagno di sangue e di dolore alle vittime ulteriore rispetto a quello che hanno provato, che voi non avete idea. Però questo attira l'attenzione dell'opinione pubblica. C'è bisogno di voi, c'è bisogno del vostro giudizio, c'è bisogno della vostra critica, c'è bisogno del fatto che voi vi teniate informati e che esprimiate in modo civile, chiaramente in modo corretto, quella che è la vostra opinione. C'è bisogno della vostra attenzione, senza di voi non andiamo da nessuna parte e non saremo andati da nessuna parte. Ilaria ha cominciato questo prima con un servizio al TG3, rispetto al quale, dal punto di vista della cronologia, Stefano era ancora sul tavolo dell'obitorio, e io mi arrabbiavo con lei perché non rispondeva alle domande dei giornalisti. Poi Ilaria è stata costretta a girare tutta l'Italia per incontrare, spesso facendo centinaia e centinaia di chilometri, lasciando i suoi figli piccoli, lasciando la sua famiglia, per parlare di suo fratello, e tutto questo con uno sforzo che poi la portava in sale dove c'erano 3-4 persone al massimo. Quando andava bene 10, quando andava benissimo 20. Ora questo film l'ha preso Netflix e verrà proiettato in 190 paesi. Qualcuno ci ha detto di recente che non vedeva l'ora che del caso Cucchi non se ne parlasse più, che venisse finalmente risolto e archiviato nel senso
dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'opinione pubblica. Noi abbiamo risposto con Netflix. Non è merito nostro se non di Ilaria e della sua immagine e dello sforzo della sua famiglia. Quello che voi vedrete in questo film è una famiglia bestialmente bella, veramente una famiglia che ha un rispetto per lo Stato che si fa fatica a comprendere perché in cambio riceve un'assoluta mancanza di rispetto dallo Stato. E voi lo vedrete. Quindi noi siamo grati a chiunque riesca a proiettare questo film, perché l'opinione pubblica fa la differenza, perché comunque la vostra presenza qui restituisce dignità ad una persona che è morta in silenzio, da solo, senza poter vedere i propri familiari e la cui dignità è stata completamente distrutta e calpestata. Stasera vi sto mettendo in mano la mia storia e mi sto mettendo in mano mio fratello. Vi chiedo soltanto di guardare questo film, che è un film difficile, un film duro, ma un film che restituisce, ci restituisce, mi restituisce Stefano. Vi chiedo di guardarlo, vi chiedo di riflettere e vi chiedo di chiedervi in che mondo viviamo. Grazie. Visto che così ormai è partita la chiacchiera, e no, una domanda in realtà, una domanda. Ti chiedo come avvocato, visto che hai un lungo percorso, che quindi conosci molto bene l'oggetto della discussione, che opinione hai rispetto all'introduzione da una parte di un timidissimo reato di tortura che è stato in Italia, che alcuni politici hanno anche osato dire che il reato di tortura limita il lavoro alle forze dell'ordine, che è come dire che il divieto di rubare limita il lavoro a un lato, cioè un paradosso insomma. E dall'altra parte su un altro sistema molto inquietante che inizia già a mietere le prime vittime di collasso e infarto in queste settimane, che è l'utilizzo del taser, suppongo che si pronunci così, in sostituzione dell'ammanettamento. Ecco, tu che hai studiato tutti questi casi, come valuti questo irrigidimento, a mio avviso? Fategli causa, perché adesso non vedrete più il film, perché io parlerò per un'ora e mezza circa. No, cerco di essere sintetico. È il problema culturale che ha questo paese. Tortura vuol dire legare le mani alla polizia, quindi la polizia deve torturare per fare il proprio mestiere. Questo credo che sia un sillogismo abbastanza netto, chiaro, evidente. È come dire che la classe politica e i pubblici amministratori hanno bisogno che non esista una norma efficace sulla corruzione, perché senza la corruzione non riescono a lavorare. È la stessa cosa, è identica. Il problema è che quando ci furono le prime prese di posizione, io personalmente venni invitato al Senato dai 5 Stelle per criticare il disegno di legge sulla tortura, che originariamente portava il nome di Pierluigi Manconi, ma che poi di Luigi Manconi, non Pierluigi, di Luigi Manconi, ma che poi venne poi stravolto nel contenuto, e lo criticai ferocemente. E poi sui giornali fummo costretti a leggere a tutta pagina: la tortura lega le mani alla polizia, se viene approvato questo disegno di legge noi non riusciamo più a lavorare. Io mi aspettavo un intervento da parte del Presidente della Repubblica che chiedesse conto della bestialità, dell'idiozia di un'affermazione di questo genere, un'affermazione che mancava di rispetto alle stesse forze dell'ordine, per prime. Non ha detto niente nessuno. Il problema, ragazzi, è reale. La tortura punisce in maniera più severa determinati abusi, quindi violazioni di legge. Dire che la tortura danneggia
l'operato delle forze di polizia quindi danneggia, pregiudica la sicurezza dei cittadini, significa dire che c'è bisogno di violare la legge per garantire la sicurezza. Io credo che tutto questo si commenti da solo. Noi abbiamo bisogno di un reato efficace come l'omicidio. Non voglio adesso affaticare la vostra attenzione, annoiarvi con tutti i tecnicismi giuridici che propongono avvocati e magistrati. Di fatto però noi abbiamo veramente un grave problema culturale. Se voi pensate che l'Associazione Nazionale Magistrati non ha mai, mai sgridato, fra virgolette, il legislatore, che in 40 anni non aveva mai provveduto, nonostante le diffide da parte della da parte della Corte Europea di diritti dell'uomo, da parte dell'ONU, a dotarsi di una legge efficace alla tortura, non c'è stata mai una presa di posizione di questo tipo. Come dire che i diritti umani possono essere sacrificati in nome della sicurezza? È una bestialità, perché la sicurezza richiede altro, la legalità richiede altro, il rispetto della legge e non la violazione della legge, il rispetto dei diritti umani, non la violazione dei diritti umani. Ma è un problema trasversale che riguarda tutti noi, tutte le forze politiche, tutti noi, o per calcolo di carattere politico, o proprio per problema culturale, per mancanza di sensibilità. Il problema esiste. Esiste, non è stato risolto, perché mettere troppi paletti alla punibilità di fatti di tortura, che viceversa in altri paesi sarebbero punibili, significa creare delle maglie larghe attraverso le quali possono passare coloro che commettono reati di tortura per il diritto internazionale, ma che vengono assolti secondo la nostra legge penale e che quindi si possono fregiare della patente o del distintivo di non torturatori, quando invece torturatori sono stati. È sempre lo stesso identico problema, e la radice è quella. Sul taser c'è stata oggi una presa di posizione, anzi ieri, che ha sollecitato la mia attenzione da parte di numerosi giornalisti, da parte del questore di Reggio Emilia, che avrebbe detto, evocando, non ho capito francamente perché, proprio non ne capisco il motivo, la morte di Federico Aldrovandi, e sostenendo che se ci fosse stato il taser Federico Aldrovandi non sarebbe morto. A prescindere dal fatto che il taser ha fatto tante vittime, perché cardiopatici, portatori di pacemaker, uso e abuso del taser, perché anche quello, come il manganello potrebbe essere, anzi, può essere uno strumento legittimo in tema di ordine pubblico, però noi abbiamo delle norme precise, abbiamo un codice di comportamento netto da parte delle forze dell'ordine che vieta in maniera assoluta di usare il manganello sulla testa dei civili o su parti del corpo diverse rispetto alle gambe. Viceversa, noi ben sappiamo che purtroppo in tante occasioni viene proprio invece usato proprio sulla testa. E occorre buon senso, occorre tanto buon senso. Rispetto al taser io francamente non vedevo la necessità di questa introduzione, io credo che possa essere pericoloso in determinate occasioni, credo che purtroppo, così come si è verificato in altri paesi, potrebbe verificarsi anche nel nostro paese qualche vittima, e le vittime non devono esistere, le vittime intervento delle forze dell'ordine non ci devono essere, punto, neanche una. Non è un rischio accettabile, non si può correre un rischio perché è accettabile, non è mai un rischio accettabile. E poi perché la morte di Federico Aldrovandi non c'entra proprio niente, perché Federico era un ragazzino di 18 anni incensurato, che non aveva mai fatto del male a nessuno, che non stava facendo del male a nessuno, che non aveva mai commesso un reato, mai, di buona famiglia, fra virgolette, che aveva un ottimo rapporto con le forze dell'ordine perché aveva un papà ispettore di polizia municipale e un nonno carabiniere, eppure è morto nelle condizioni in cui noi sappiamo. Quindi non è un problema del taser, è sempre lo stesso identico problema. Io non voglio dire oggi che le forze dell'ordine sono violente e che commettono omicidi, che tutte le forze dell'ordine si comportano in questo modo. Assolutamente no, non voglio fare retorica. Noi conosciamo tanti agenti di polizia, tanti carabinieri per bene, e io mi sento anche di poter dire che sono la maggioranza. Ma sapete qual è il problema? Che quando qualcuno di loro sbaglia e commette questi fatti,
tutti gli altri che non li commetterebbero mai non si dissociano, non isolano colui che sbaglia. Nella migliore delle ipotesi stanno in silenzio, nella peggiore, che è quella più frequente, solidarizzano. E questo è il dramma. Perché anche se costoro non commetterebbero mai quei fatti, di fatto favoriscono la nuova commissione di nuovi episodi, perché favoriscono la deresponsabilizzazione di chi sbaglia e nuociono all'immagine e al prestigio delle istituzioni. Loro, sì, chi commette questi fatti e chi questi fatti non denuncia e chi solidarizza con coloro che hanno commesso questi fatti, anche se non li commetterebbero loro stessi, però di fatto nuociono al prestigio e alla dignità delle istituzioni. Loro, non noi. Loro. :21:15 precise. Di nuovo grazie a tutti, grazie Ilaria, grazie Fabio.